Fragilità e rafforzamento. Perché queste due parole si accostano insieme? Fragilità perché rappresenta una condizione della persona, che è una condizione clinica, fisiologica, biomeccanica, ma anche una condizione proprio della propria prospettiva personale, anche in relazione alla società. E rafforzamento perché io sono convinta, da ricercatore di bioingegneria che ha lavorato tutta la vita professionale su questo tema, che la tecnologia, la scienza, la ricerca possano trovare una soluzione alla fragilità e trasformare la fragilità in abilità, in qualità della vita, in possibilità di essere autonomi e comunque di partecipare alla società e di provvedere anche a se stessi lavorando. La fragilità è una condizione difficile, che è una condizione umana, che noi scienziati definiamo con una serie di fattori. E che riguardano le cosiddette abilità, le abilità cognitive, le abilità fisiche si possono misurare, ma è una condizione dalla quale si può uscire. Oggi, con la pandemia, il Covid-19, abbiamo scoperto che la fragilità ci espone molto, ci espone di più al virus e ci espone anche a dei peggioramenti della salute. Per cui chi ha una fragilità rischia di più, rischia di stare male, o di morire. Per cui tutti quanti hanno imparato questo concetto, ma a che cosa è legato? Può essere legato all'età, a causa dell'invecchiamento e quindi del fatto che le condizioni fisiche non sono più le stesse con l'età e che c'è quindi un peggioramento complessivo. Può essere legato alla cosiddetta cronicità. La cronicità significa quando una persona soffre di una malattia, per esempio una malattia neurodegenerativa, il morbo di Parkinson o una malattia rara, o una malattia che porta ad avere una particolare sofferenza e anche a una convivenza con questa malattia, a una sopravvivenza, perché spesso la medicina consente di superare degli eventi. Anche per esempio delle malattie o degli eventi particolari drammatici attraverso quella che è cosiddetta cronicizzazione della malattia. Per cui si vive un po' peggio, ma si continua a vivere. Oppure può essere legata a problemi sociali e di difficoltà o al fatto che ci possono essere delle cause, per esempio una disabilità, anche una disabilità congenita, per cui una persona è più fragile. Ecco, queste sono le varie condizioni che abbiamo davanti. E dobbiamo far sì, come ricercatori, come persone impegnate nella scienza, di riuscire a evitare che la società trasformi questa fragilità di una persona che ha, per esempio, una malattia, in una causa di vulnerabilità. Perché dalla fragilità alla vulnerabilità si sta un po' peggio, si dipende di più dagli altri e si è più a rischio, per esempio, verso un virus o verso un altro evento che può far star peggio, oppure dopo la vulnerabilità e un altro evento e un'altra causa, come può un virus, si può dipendere totalmente dall'aiuto degli altri, si diventa totalmente disabile. Ecco, allora a me piace dire, lo dico anche a lezione ai miei studenti, che la disabilità è una causa, cioè è causata dalla società, cioè non è una caratteristica della persona, è causata dal fatto che una persona ha delle vulnerabilità, ha delle abilità limitate dovute a una malattia o un incidente e la società non lo mette in grado di partecipare. Dal mettere le scale troppo alte, al mettere degli ostacoli per la strada, a impedire di partecipare, queste sono cose che noi possiamo evitare se disegniamo meglio i nostri edifici, se prepariamo le nostre strutture, le nostre infrastrutture per essere accessibili a tutti. Quindi l'impegno della bioingegneria è quello che una fragilità si trasformi in disabilità e indipendenza e quindi garantire una qualità della vita e una partecipazione, perché le persone vogliono essere produttive, provvedere a se stessi, lavorare e stare in società in mezzo agli altri, anche perché l'isolamento, come abbiamo visto in questi giorni, può addirittura provocare un peggioramento della situazione. Ecco, allora, quali sono le soluzioni tecnologiche che noi ci possiamo immaginare per evitare questo problema? Sono soluzioni che in gergo bioingegneristico si chiamano soluzioni socio-tecnologiche. Cosa significa? Significa che noi possiamo trasformare la casa con una serie di sensori, di sistemi indossabili, di apparecchiature che trasformano la casa senza
renderla un ospedale, quindi in modo anche invisibile rispetto alla struttura, ma permettono tutte queste infrastrutture di monitorare per esempio lo stato fisiologico di una persona, quindi avere sensori che sono indossati che possono monitorare per esempio il rischio di caduta o un'andatura sbagliata o un evento che sta per venire, per esempio il battito cardiaco, e quindi utilizzare le tecnologie che sono già per esempio commerciali e disponibili, non lo so, l'iWatch di Apple o il Fitbit che è stato comprato da Google, cioè orologi che misurano i parametri fisiologici e che oggi con grandi esperimenti che coinvolgono milioni di soggetti si dimostrano essere utilizzabili anche per avere un monitoraggio medico. Ecco che la telemedicina da sogno, un anno fa se ne parlava come una cosa futuristica, oggi diventa uno strumento fondamentale, perché monitorare i parametri fisiologici può consentire di vivere una cronicità, per esempio una predisposizione a rischio cardiologico, in modo tranquillo a casa, monitorato da sensori indossabili. Perché poi si può fare di più? Socio-tecnologico vuol dire che posso aggiungere un robot, per esempio un robot che possa portare supporto cognitivo, e riconoscere dal modo di porsi o di muoversi di una persona rispetto a questo robot se c'è per esempio un'incipiente demenza che sta arrivando, e quindi monitorare le persone con quello che si chiama mild cognitive impairment ed aiutarle a svolgere esercizi, terapie riabilitative che possono consentire un rallentamento del peggioramento, e quindi una cronicità che non evolve nel peggio ma che si mantiene o addirittura progredisce. È uscito proprio qualche settimana fa un importantissimo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che si è dimostrato che tutte queste malattie che io poi ho elencato in modo un po' divulgativo ma per farmi capire a tutti, possono essere talmente diffuse, soprattutto con un aumento dell'aspettativa di vita e quindi molti anni davanti per fortuna grazie ai trattamenti acuti, per cui circa un terzo della popolazione potrebbe beneficiare da terapie riabilitative, perché se noi utilizzassimo delle terapie cognitive anche somministrate attraverso i tablet come quello che ho io qui sul mio tavolo con i miei appunti, o con un robot che svolge degli esercizi e fa quello che si dice engagement cognitivo, quindi coinvolge in un gioco che si chiama Serious Game, che consente alla persona di avere non tanto e solo intrattenimento, ma anche una terapia che rallenta, fa utilizzare il cervello, coinvolge e può essere monitorata in modo remoto da opportuni clinici, personale clinico, che riescono ad avere quelli che si chiamano in gergo clinico alert, cioè quella persona sta per avere un evento oppure sta peggiorando, devo somministrare una terapia. Quindi sociotecnologia, perché? Perché tecnologia è la soluzione, è tecnologica, l'orologio indossabile, il robot, il tablet, diventa una suite, quindi non un device, ma una suite di dispositivi immersi nella casa che non cambiano l'ambiente domestico ma consentono di monitorare lo stato di salute. Questo è possibile oggi perché i dati che si generano sono tantissimi, big data, e grazie al machine learning e algoritmi di analisi dei dati possiamo generare degli alert automatici, chiamare il clinico, quindi non affidare la decisione semplicemente al sistema robotico, all'intelligenza artificiale, ma chiamare in causa il clinico quando ci sono degli alert, e questo potrebbe essere un ruolo importante. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto sull'Lancet qualche giorno fa che un terzo della popolazione mondiale potrebbe beneficiare terapie riabilitative. Quindi non è che io voglio somministrare terapie riabilitative a chi non ne ha bisogno, ma si dimostra appropriato per persone che hanno cronicità, che utilizzando tecnologie, quindi guidati negli esercizi motori, guidati negli esercizi cognitivi, possono quindi trarne beneficio. Qual è il passaggio ulteriore? È quello che si chiama oggi digital coaching, le nuove terapie digitali. Le nuove terapie digitali inseriscono un altro salto di qualità rispetto a quello che ho detto finora, perché oltre ad avere dei sistemi distribuiti con un controllo intelligente, un sistema di machine learning, possono anche avere una app che si chiama un digital coach, che può avere l'apparenza di un robot, di un agente virtuale. Questo noi ricercatori dobbiamo ancora studiare, qual è l'apparenza migliore. Però che cosa fa? Aiuta a cambiare il comportamento durante le fasi della cronicità. Che significa? Un esempio, se ho una persona che ha
un rischio, è diabetica, ha un rischio di peggioramento delle proprie condizioni di salute, un digital coach può consentire di fare quello che noi scienziati diciamo cambiare il comportamento. Che significa? Significa modulare la nutrizione secondo il bisogno, significa svolgere attività fisica quando ce n'è bisogno e opportunamente guidata, cambiare lo stile di vita, perché lo stile di vita è determinante per vivere una cronicità nel modo migliore possibile. Allora, invece di somministrare un farmaco, quelle che si chiamano normalmente le terapie, questa terapia digitale sviluppa un algoritmo che elabora i segnali esterni da eventuali sensori indossabili. Per i diabetici sarà il glucosio, per i cardiopatici sarà il battito cardiaco, ovviamente, e quindi i segnali fisiologici rilevanti e i segnali biomeccanici. Fisiologici significa che si riferiscono allo stato fisiologico del paziente, biomeccanici al suo atto di movimento, elabora un suggerimento che è il coaching, è una specie di caregiver virtuale, di persona che si prende cura virtualmente e aiuta a cambiare lo stile di vita. Questo può aiutare sicuramente a migliorare lo stile di vita e quindi migliorare le proprie condizioni. Io credo che ci sarà un futuro per queste terapie digitali, prima di tutto perché consentono una grande libertà di vivere da soli, di vivere in modo autonomo, di non avere sempre bisogno del caregiver che dà consigli, e accompagnano una persona a vivere e vive la propria cronicità in collaborazione col suo sistema di digital coaching. Fate per conto che in Germania hanno sviluppato una app per le persone che hanno sofferto di depressione maggiore, che consente a queste persone di avere un digital coaching che magari somministra una terapia, che significa una terapia che insegna a respirare, a muoversi, a svolgere delle azioni, a cambiare stile di vita e quindi il comportamento, perché il comportamento incide. Ecco perché io parlo di rafforzamento, parlo di fragilità, una persona che ha sofferto di una depressione maggiore, quindi è più esposta alle situazioni di criticità, soprattutto se sta in situazioni socio-economiche difficili, si isola, e non è possibile assistere nel modo dovuto. Con questi sistemi, con un costo relativamente basso, dovrebbe essere possibile seguirle in modo migliore. Quali sono i passaggi importanti? Il primo è la formazione. Il personale clinico, paramedico, i professionisti devono essere formati per utilizzare. Questo ha senso se c'è una prescrizione, cioè una modulare la terapia secondo il bisogno e l'allestimento, il setting tecnologico secondo il bisogno. E la formazione è molto importante. È delicata in un momento in cui, a causa soprattutto del Covid, ci è data una spinta verso la teleriabilitazione, la teleassistenza, il digital coaching, che saranno strumenti possibili, ma ci vorrà un personale qualificato e preparato per questo. L'altro sono le infrastrutture, ovviamente allestire le case perché si possa ovviare a questo problema. Il terzo è il riconoscimento. Il sistema sanitario non riconosce ancora le terapie digitali in Italia nel modo giusto. È chiaro che il sistema sanitario si deve adeguare al tempo che cambia e capire che una riabilitazione cognitiva, per esempio durante la pandemia per bambini che soffrono di autismo, si deve poter prescrivere e somministrare per via di teleconferenza con degli strumenti che non sono gli stessi strumenti che usiamo per parlare con i familiari o per parlare con gli amici, ma sono strumenti che rappresentano che in quel momento si sta svolgendo una terapia prescritta dall'opportuno clinico. Quindi questo è sicuramente un passaggio importante e serve il coinvolgimento di tutti, perché noi facciamo quella che si chiama una pressione politica sui nostri decisori perché ci riconoscano l'importanza di questa rivoluzione che sta avvenendo. Anche perché abbiamo capito che l'importante è l'ospedale per acuti che ci salva in caso di eventi drammatici, la terapia intensiva, ma poi c'è tutto il dopo, il follow-up. Non ci possiamo dimenticare delle persone sul territorio, soprattutto se hanno delle cronicità o quelle che si chiamano comorbidità, più patologie allo stesso tempo. E poi che cosa serve? Serve capire che la tecnologia è cambiata, che il rapporto fra noi e la robotica sta cambiando. La robotica non è più il robot a fianco antropomorfo, un maggiordomo che si immaginava nei film di qualche anno fa, ma è un robot che può essere anche non antropomorfo, ma che ci fa da coach in questi casi, che si può associare per esempio a una terapia
basata su dei farmaci con una pillola intelligente che manda un segnale, verifica l'aderenza a una terapia di un paziente, quindi dice effettivamente il paziente ha preso quella pillola e quindi la pillola intelligente, oppure strumenti che utilizzano neuroprotesi, sistemi impiantabili che cambiano il nostro corpo, perché magari somministrano delle terapie, come può avvenire per gli impianti per pazienti malati di Parkinson, che grazie agli impianti che ricevono sono in grado di modulare il loro controllo motorio e di riprendere il controllo, e una di qualità della vita migliore. Quindi la robotica non è più alternativa, può essere anche una robotica di supporto, così come la bionica, così come gli strumenti che noi associamo a una suite, che io mi immagino, una casa tecnologica che diventa socio-tecnologica, perché socialmente può rilevare lo stato di salute del paziente e quindi il suo stare bene e inviare delle informazioni a un centro remoto che lo elabora.